Un saluto a tutti gli amici di Android World. Oggi proveremo rapidamente Wheezy, un accessorio veramente comodo. Si tratta di un piccolo ricevitore Bluetooth audio che si può attaccare al proprio stereo, al proprio impianto Hi-Fi, per trasmettere la musica del nostro smartphone Android e non solo. Questa è la piccola confezione, al cui interno troviamo il dispositivo che poi vi mostreremo. Un piccolo manuale, cavo jack standard 3,5 3,5 e anche per impianti Hi-Fi più evoluti abbiamo i due cavi bianco e rosso. Il dispositivo è questo. È veramente piccolo, è leggerissimo. Ora, se non fosse per una questione di equilibrio, vi potremmo mostrare che si tiene su con un semplice dito. La forma sembra quella un po' di uno spremiagrumi, anche nello spot dell'azienda viene, tra virgolette, preso in giro per questo. Sul retro abbiamo un tasto di accensione, un tasto per regolare il volume, anche se in questo caso non ci serve, e ingresso audio e corrente. Andiamo quindi a inserire l'ingresso audio nel nostro stereo. E quello della corrente e andiamo ad accenderlo. Una volta acceso, entrerà automaticamente in modalità associazione. Se andiamo quindi sul nostro telefono nelle impostazioni Bluetooth, possiamo cercarlo. Una volta trovato, inseriamo il codice di protezione. Siamo connessi, avete sentito il beep sullo stereo. Proviamo adesso ad aprire il lettore musicale. Stiamo utilizzando adesso il volume dello stereo. Facciamo vedere, aumentiamo il volume. E a questo punto potremo controllarlo da qui. Mandarlo in background. Vedete, la reattività è molto buona. Non è istantanea, ovviamente. Per i limiti della tecnologia Bluetooth, ma è molto comoda. La portata è data per un centinaio di metri, cosa che però in realtà non è possibile con un accessorio Bluetooth. È comunque assolutamente compatibile per un raggio di circa 10 metri, assolutamente senza problemi. L'abbiamo testato anche con un computer Apple e con anche altri smartphone Android almeno 2.0 e non abbiamo avuto nessun problema. Vogliamo far vedere anche un'altra cosa, in quanto l'audio ovviamente è compatibile con tutte le funzionalità di Android. E adesso abbiamo messo l'audio sul nostro stereo. I veri fan di Angry Birds sicuramente apprezzeranno. Non che ce ne sia. Possiamo fare un ultimo test e visualizzare un video YouTube. E ovviamente continua ancora a funzionare via Bluetooth.
In conclusione, questo Wheezy è sicuramente un graditissimo regalo da poter posizionare anche in modo abbastanza elegante nel proprio salotto e non doversi più preoccupare di collegare il proprio computer o il proprio smartphone allo stereo. Funziona con più dispositivi, ovviamente non contemporaneamente, ma non c'è bisogno di riassociarli ogni volta. Quindi un dispositivo alla volta, basterà sconnetterne uno e connetterne il successivo. Noi non abbiamo assolutamente avuto mai problemi di connettività, cosa invece abbastanza comune in dispositivi Bluetooth. Sicuramente un accessorio veramente consigliato. Grazie.